Ciro, ciao. Ciao. Qual è stata la molla che ha fatto scattare in te il desiderio di rimanere a Catania? Ah, io mi sento, no? Non dico un cittadino catanese, ma dopo tanti anni che sono stato qui, veramente andar via così, veramente, ma mi piangeva il cuore. Non potevo lasciare questa città, diciamo, fra virgolette, in queste condizioni. Quindi non ho esitato minimamente appena mi hanno proposto di rimanere un altro anno, perché me ne voglio andare da vincente. Quindi sono qui non per fare la comparsa, ma per portare questo gruppo e questa città un altro lato dove merita. Tu poc'anzi hai fatto riferimento all'esperienza della stagione 2005-2006 con la maglia del Bologna. Secondo te quest'anno c'è una differenza sostanziale di livello? Magari quest'anno è un campionato di livello inferiore rispetto ad allora, oppure lo ricordi sempre nella stessa maniera, diciamo? Ma sicuramente il livello della Serie B negli ultimi anni è calato, questo non è che lo dico io, ma si vede, no? Ci sono tantissimi giovani rispetto a tanti anni prima, quello sì, però sono anche giovani forti, ci sono squadre ben organizzate. Guardate puro caso l'anno scorso in Latina, che nessuno si aspettava di fare la finale per salire in Serie A. Quindi bisogna stare attenti, bisogna stare sempre lì con il fucile puntato, bisogna calare minimamente un attimo. Quindi ci stiamo preparando anche per queste cose qui. Sicuramente il campionato di 10 anni fa di Serie B rispetto ad oggi è calato, quello sì, però la cosa importante è non bisogna calare noi, quindi poi se facciamo calare gli altri ben vengano, ma noi bisogna rimanere sempre sul pezzo. Cosa possono dare al Catania due innesti di giocatori come Calaiò e Rosina? Ti posso dire di Calaiò, perché già è diverso tempo che già da quando siamo partiti che si sta allenando con noi. Non parlo io, parlano i fatti di Manuele, quindi è un giocatore anche in Serie B che può fare la differenza, può arrivare benissimo in doppia cifra, è un giocatore che a noi davanti lì ci può solamente che completare tutto l'organico che abbiamo dietro. Dell'altro non ti posso dire nulla perché ancora non è stato ufficializzato, ancora non è qui, quindi non ti posso aggiungere altro. Buongiorno Ciro. Ciao. Tu sei uno dei giocatori più esperti del Catania. Se mi puoi dire, insomma, quelli che sono l'importanza dei giocatori esperti nei confronti, naturalmente, di quelli che sono più giovani. Io penso che bisogna prima noi portare l'esempio in campo. Quando noi portiamo l'esempio in campo, poi se quel ragazzo giovane, quel giocatore giovane, se ha voglia di crescere, ha voglia di maturare, sta in un contesto importantissimo qui a Catania, anche se noi in quest'anno siamo in Serie B, ma già solo quando entri a Torre del Grifo, nel centro dove tu ti trovi, già in un contesto importante. Quindi ci sono giovani molto importanti quest'anno, sta a loro crescerli, hanno tutti i mezzi, hanno tutti i macchinari, hanno tutto a disposizione, e quindi sta a loro rubare e mettersi in evidenza, perché abbiamo bisogno di tutti.